Giunge alla sua terza edizione la manifestazione Una banca e una spiaggia differenti per un'estate diversa, un evento organizzato dallo Yachting Club in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe. Quest'anno, a differenza degli altri anni, il cartellone si arricchisce di due spettacoli comici. Oggi, questa sera, c'è Uccio De Santis. Sì, abbiamo pensato che fosse giusto, insieme ai nostri amici dello Yachting Club, alleggerire anche qualche serata, fare sì cose interessanti di cultura che ci saranno, a cominciare addirittura da domani sera, ma anche alleggerire con qualche spettacolo più leggero come Uccio De Santis stasera e fra qualche giorno Pinuccio, noto ormai notissimo comico sul web. È giusto che l'estate porti anche un po' di spensieratezza, oltre che l'esame dei soliti problemi che continuiamo a trascinarci. Una bella estate, un'estate dove vi aspettiamo tutti allo Yachting, questa bellissima spiaggia qui a Taranto, che oltre a dare il mare dà anche cultura, dà spettacolo e dà anche ogni tanto anche un po' di risate. Mi fa piacere ricordare che la nostra rassegna, che chiamiamo l'angolo della conversazione, anche se ora si è allargata oltre gli incontri con gli scrittori come era all'inizio, è arrivata, ripeto, all'undicesimo anno e al terzo anno di collaborazione con la BCC di San Marzano, che si può veramente dire, come il loro slogan recita, una banca vicino al territorio, e l'aiuto degli amici della BCC ci ha permesso di arricchire con degli spettacoli impegnativi da un punto di vista organizzativo, ma che sicuramente penso avranno un buon successo, perché la gente ha bisogno di divertirsi, ha bisogno anche di fare un sorriso, e quindi gli spettacoli cui mi riferivo, Uccio De Santis stasera, Pinuccio il 23 luglio e agosto, da confermare al 100%, ma con ottima probabilità il 20 agosto abbiamo Gabriele Cirilli, daranno un tocco di divertimento a una rassegna per altri versi seriosa. Allo Yachting Club, per uno spettacolo che parla un po' di quella che è la tua vita. È la mia vita, è da una vita che faccio questa vita, e racconta anche i 15 anni di Mudù, perché sono passati 15 anni di Mudù, e quindi immagino un po' quanto abbiamo da raccontare, le cose che abbiamo combinato in questi 15 anni. Quindi un bel momento durante il quale incontrare i propri fans, e poi a Taranto ci vogliono tanto bene, sono contentissimo di questo. Ecco, qual è il tuo rapporto con Taranto e con i tarantini? Come dicevo, è ottimo, devo essere sincero, è buono anche con gli amici del Salento, con gli amici di Foggia, e mi sento più che barese, mi sento pugliese, e sono felicissimo di questo. Entrando in un bar, se mi riconoscono 5 persone a Bari, la stessa cosa succede a Taranto, e quindi grazie, noi cerchiamo sempre di non deludere il nostro pubblico, e voi ci dovete voler sempre bene, mi raccomando. Un applauso, un'apertura, fatemi sentire. Quando fai l'amore parli con tua moglie, se mi telefona sì, cioè dimmi. Io sono rimasto, l'ho scritta subito, oppure mi ricordo un'altra e dici, ma è brava tua moglie a fare l'amore? Brava. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, ognuno ce l'ha subito.